Beh, che dire, lo sappiamo tutti che oggi è il primo gennaio, martedì 1 gennaio 2013, e quindi ce lo siamo detti mille volte poche ore fa nel passaggio tra il 2012 e quest'anno. Buon anno davvero a tutti. Avete festeggiato sicuramente stanotte, spero abbiate seguito i miei consigli. Solo divertimenti con amici o parenti, senza eccessi, senza botti illegali, senza tante altre scemenze che non si sa perché ci si sente quasi obbligati proprio a fare nella notte di San Silvestro. Oggi è il primo gennaio ed essendo l'inizio di un lungo anno di 365 giorni, di 54 settimane e ovviamente di 12 mesi, sono innumerevoli le ricorrenze da citare. Ad esempio l'entrata in vigore della nostra Costituzione nel 1948, a 10 anni dopo la fondazione ufficiale della Comunità Europea, fino ad arrivare al 1 gennaio del 2002, quando l'euro, ce lo ricordiamo, diventa l'unica moneta ufficiale per i 12 paesi europei, tra cui l'Italia. Ci sarebbero tante altre considerazioni da fare su questa moneta unica, ma me la riservo durante il corso di questo anno. Mi voglio solo limitare a fare un'unica considerazione, ma non sull'euro, quanto sull'Europa. Chissà quanti anni dovranno ancora passare prima che l'Europa diventi una realtà politica, una solida e coesa comunità di cittadini europei come lo sono per esempio gli Stati Uniti d'America. Speriamo presto. Cambiando decisamente argomento, diciamo che oggi il 1 gennaio però del 1926 nasceva a Roma, sapete chi? Forse alcuni di voi non se lo ricordano, Claudio Villa, il cosiddetto Reuccio della canzone italiana. Allora, pensate un po', incise e vendette 45 milioni di dischi, venduti in tutto il mondo in più di 40 anni di carriera. Beh, devo dire, un vero mito della musica leggera, piaccia o non piaccia. Tra fiere, mercatini, natalizi ancora in piedi, ancora ben vivi, oggi vi posso segnalare per esempio il presepio vivente di Corchiano, in provincia di Viterbo, giunto alla 43esima edizione. Lo spettatore, cosa quasi unica in Italia, assiste ad un vero e proprio spettacolo teatrale focalizzato sul tema della natività, di cui vengono ripercorsi i momenti più salienti, con tutti i dettagli, ed è una cosa eccezionale. Dalle tribune opportunamente installate è possibile godere di una visuale privilegiata ed unica. Lo spettacolo è arricchito da numerosi effetti di scena e anche da una colonna sonora che accompagna tutto lo svolgimento dello spettacolo, curato nei minimi particolari dal punto di vista musicale, potete immaginare, dal premio Oscar Nicola Piovani, e narrata da un grande personaggio, da una grande voce, quella di Gigi Proietti. E allora buona colazione a tutti, ci vediamo più tardi con i propositi per il prossimo anno.